Miei cari Dandel e Andrew, ho un annuncio per voi. Per il futuro di Galar ho finalmente innescato il processo che scatenerà la notte oscura. Ah ah! Purtroppo però l'energia sprigionata è ingestibile, mi sta creando qualche problema. Ma tutto questo non sarebbe successo se mi avessi dato ascolto, Dandel! La gente nel pubblico ha cominciato a dynamaxarsi a caso! Che succede? No, la mia suocera! Non sei degno di mia figlia! No! Se adesso Dandel risolve la roba off-screen e Hop è la mia battaglia finale, urlo. Ok, andiamo assieme. Please, andiamo. E questa non è una critica so Così naturale, holy shit. Sono nudi. Nudo! Ci fondiamo. Uniamoci. Oh, è Zelda. Lo scudo supremo si trova qui. Si racconta che in passato un eroe riuscì a respingere la calamità servendosi di questo scudo. Ora è tutto arrugginito e rovinato. Oh, io? Il presidente ha risvegliato un Pokémon. Eternatus? È tipo Super Dio? Rose Macrocosmos. No, vabbè, ancora tempo per redimersi. Devo capire bene cos'è. Perché non ha potuto aspettare tempo? Sì, non mi ha trasmesso la sua attenzione questo momento. Non so, non è credibile. È l'unico modo in cui posso dirlo. Io voglio solo vedere. Voglio solo vedere Eternatus adesso. È tutto naso perché il resto non si vede. Oh no! È in piedi? Ma che schifo! Perché? Ok, bene, è morto. Phew. Mi rincresce aver reso vano la tua vittoria nella sfida della palestra. A me rincresce che pensavo che Rose fosse figo all'inizio. Vuole il meglio per Galar, ma in un modo estremamente stupido. Neanche psicopatico, solo stupido. È solo. Non posso letteralmente aspettare 20 minuti che finisce il torneo. A quest'ora il campione dovrebbe aver catturato. No! No! Oh, boh. Non mi dispiace il suo design, vederlo così. Sì, sembra abbastanza l'incarnazione del Dynamax, quei colori che ha. Sembra un'ultra creatura. E ora, per sventare definitivamente il pericolo, non resta che metterlo in una Pokéball. Ragazzi, state a guardare. Oh my god, no! Please, no. Please, fammelo affrontare. You son of a bitch. You son of a bitch. Esci, esci, esci! Yes! Yes! Fuck le regole dei Pokémon! Mi piace sto tema. Se fosse gigante sarebbe ancora meglio. Cannone Dynamax! La miseria! Man, però vedi, muore in due colpi. Perché lui non può essere il bossone gigante? Sì, il fatto è che. Yes! Io ho una mano! Una mano Hydra! È quello che voglio dire, guys. Mi aspettavo che in qualche modo il Dynamax sarebbe. Cioè, i raid sarebbero tornati in gioco. Avrebbero dovuto tenerlo per questo. E poi attivarli nelle terre selvagge. Guarda sta roba! No, I love it, è alieno! Ma cosa, non riusciamo a usare nemmeno una mossa? È un vero boss questo! Guarda caso, i raid si fanno in quattro. I due eroi e i due cani. Possiamo tagliare Rose dal gioco? E fare solo questo. Rose e Hop. Nice. I due eroi, la pecora e il comico fallito. Alright. Metronomo. Dino Dragone. No, ma non ha le sue varianti speciali. Odio le pecore! È bello che ci siano entrambi in tutti e due i giochi, però. Super suono alla Lega! Yes! Eternatus, Dio supremo, entra in stato di confusione. Che cos'è questo coso? Perché sta danzando? Taglio maestoso. E la miseria. Non accorciate troppo sta battaglia. Please. Dopo devo andare a battere Pirloni Charizard. Lasciatemi godere questo momento. No!
Still alive! The power of dancing! Posso usare solo scontro ora. Cosa vuol dire? Dimmi che lo uccido con scontro. È impossibile, credo. Scontro brutto colpo. È l'unica cosa che può salvare il mondo! Ah, damn it! Ah, per poco. Entri nel momento, catturiamo Eternatus! Uniamoci! Vai! Ora per essere ancora più figo, tipo, Hop dovrebbe catturare la sua sfera con la mia. Per tenerlo dentro al 100%. Ma non credo che arriviamo a quei livelli di anime. Vedi, dopo questo, attivavano le tane. Così questa era la prima volta che avevi una battaglia Dynamax. Però è stato figo lo stesso. Good job. Questa era una bella parte. Quindi Dynamax è un Pokémon alla fine. O no? Mi spiace perderò chat. Mi spiace tantissimo. Il fatto è questo, anche se gli spacco tutto il resto della squadra, c'è Charizard. Diamo inizio allo scontro finale, la sfida che resterà nella storia di Galar. Anzi, che ne plasmerà il futuro. Preparati dunque. Goditi un nuovo, grandioso Champion Time. Penso che quello che ho fatto prima plasmerà il futuro più di quello che stiamo facendo adesso. È come mettere Inter Milan sullo stesso piano di fermare un meteorite. Quan la bionda aurora, il mattin c'indora, l'alma mia ti adora. Oh, fuck, Age Slash. Ah, somiglia a un Pikachu! Giallo e rosso? Riferimento al Let's Play Pokémon bianco e nero. Oh, God! Sono vivo! Sono vivo, signore e signori! Ladies and gentlemen! Il clown che ha ucciso Eternatus! Dragapult? Oh my god, che roba orribile! Oh my god! È tipo se High Dragon fosse andato storto! Dai Charizard, sconfiggimi. Fai felici tutti i fanboy. I fanboy di Charizard, i fanboy di Spada e Scudo. Che odiano le mie opinioni. Chi l'avrebbe mai detto? Perde contro Charizard, dopo tutte le battute che fa contro Charizard. No, niente, come non detto, non poteva reggerlo. Yeee, yeah, non è più confuso, non manca codacciaio, figurati. Man, non voglio. Oh my god, adesso è tutto il mio team contro Charizard e devo vederli morire tutti contro fucking... Oh no, non voglio. Adesso, chat, garantito che perdo. Garantito che perdo. Posso usare la... Oh, la sabbia! Mostro! Eterela, ma perché non usi... Vabbè. Polvo scudo, non mi puoi scottare. Please imagine! Imagine all the people! Freezing this fucking dragon! Oh yes! 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 Oh! È finita! God damn it, è finita! Oh, imagine I love you! Niente Dynamax! Fuck you! Ti faccio i miei complimenti, Andrew! Sei riuscito a sconfiggermi, adesso il titolo passa a te, il nuovo campione sei tu! Gli adulti hanno il dovere di migliorare il presente, il futuro ha bisogno di basi solide! È questa la base solida per il futuro di Pokémon? Yeee, non riesco a credere che mi celebrano di più per questo che per aver salvato il mondo da Evil God. La mia band era più figa però, la band dei coleotteri. Posso dire, è stata un'esperienza per lo più triste, con bei momenti, e i Pokémon, beh, i Pokémon sono i Pokémon.
Salvate i Pokémon da Pokémon. Io sono cambiato da 3 anni fa con Sole e Luna. Il mio rapporto col gioco è diverso, il contesto è diverso. Se trovate che è stato troppo inquinato dal mio cinismo e da tutto il resto, ditemelo e mi gestirò in futuro. Se pensate che nonostante tutto ne valsa la pena guardare gli streaming o gli highlight, taglierà la roba brutta, però se valsa la pena guardare gli streaming o seguire lo streaming, il gioco con me, buono, sono contento. Che poi non era manco vero alla fine che Rose è cattivo. È solo un pirla. Peccato perché tipo a livello di design, sì, siamo tutti peggio. Non è peggio di X e Y, ma è peggio di tutto il resto. Le terre selvagge sono abbastanza una delusione, doveva essere post-game. E è per quello, perché sono un buon metodo di grinding. Strumenti, Pokémon, esperienza, soldi. Quindi è perfetto per il post-game. E anzi, non so come sarà il post-game di sto gioco, lo inizierò domani. Ma se fa schifo probabilmente posso perdonarglielo, perché l'impegno c'è stato nelle terre selvagge, anche se il risultato è, secondo me, tristissimo. È un'ombra di quello che poteva essere. Per valore Mesk, devi fargli subire 49 o più danni in una battaglia, in un colpo solo, senza farlo morire, e devi andare sotto una roccia specifica nelle terre selvagge con lui in squadra. E vabbè! Su che cosa è basato? Vabbè, vediamo. Oh, non è Cofagrigus! Runrigus! Apprezzo l'idea, ma preferisco l'originale. Pensate che qualcuno, nel momento in cui Hop fa la faccia seria alla Lega, ha deciso Hop è il miglior rivale di tutta la serie. Il fatto è che non sono più l'assistente di mia nonna. Sono mia nonna! Sono rosso e blu? Ah no, sono gli eroi? Oh my god! No! Una tale caterva di menzogne non può che meritarsi una recensione da una stella. Ma chi sono sti due pirloni? E perché non li hanno messi nella storia? Nelle nostre vene scorre puro sangue blu di Galar. Siamo delle celebrità. Ah, sono i nipoti di Poppy. Paura invece che il mio fratellone abbia Hop! Hop, sei un fallimento. Ma chi se ne chi è? Un modello generico. Esatto, le mie ricerche si sono fatte piuttosto impegnative, quindi ora ho bisogno di una mano. È una traditrice, è importante, è veramente in gamba, sento di poter fare affidamento su di lei, oh my god! È Antonio Macrocosmos, è lui, travestito! In realtà le particelle Galar sono nanomacchine inventate dalla famiglia reale. Ma ora dobbiamo trovare il modo di calmare quel Pokémon Dynamax imbizzarrito, mi ha mangiato il naso. Yara usa un revitalizzante. Boh, non mi sembrava morto prima! Che brutta scena! È inutile sto Dynamax, non riesco proprio a farmelo piacere! Ti capisco, Ginepro! E che dire del vestiario? Una scialba a cozzaglia di bianco e nero. Non credi anche tu, fratello? Rosso e blu sono molto meglio di bianco e nero. Comprate, let's go! Ok, stop. Tornando a noi, fratellino caro, sembra proprio che l'esperimento sia riuscito. Slinguiamoci! Accibald... Oh, cos'è quella roba? Acciderbaldina! Che si fa, fratellino? Eh già, fratellone, queste due ci stanno creando problemi su problemi. Slinguiamoci! No, basta. Ok, era l'ultima volta, promesso. Il team dei nobili sarebbe stato figo, ma no. Macrocosmos. Fratellino, ci deve essere un errore. Ho dovuto farlo per il bene della nostra missione. Ossia riportare il sangue reale sul trono della regione di Galar. Perché non è questa la storia? Cos'è quel tono sovrappeso? Pensavi che mi avrebbero dato polmoni? Tanto per cominciare, ecco la prima decisione. Andrew, lottiamo adesso, guarda che sorpresa. Ti farò vedere quanta strada abbiamo fatto io e i miei Digimon. Non mi piace mettere radici, ma questo è ridicolo. Yamp, yamp. Oh yes. Non amate questa cosa? È un gioco AAA Lethal, non puoi negarlo, è innegabile. Tanto di capello. Oh! Mr. Rhyme lì, wow, quella era brutta anche per me. Miei sudditi, complimentatevi con loro. Clap, clap. Oh,
Ehi, sono il Lethal del presente. Mentre guardate la chat a sinistra, ho solo questo da dirvi. Omedetto! 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 A dopo, ciao. Ma perché? Sfolgor assalto! Yo! Che figata di mossa! Cosa? Eternatus 2? Esatto, abbiamo messo la mia personalità dentro What? Cosa sto sentendo? E se stai pensando di provare a catturarlo, scordatelo, non hai pagato i 60. Good job, Escanor! Il vero spada sei tu! Oh god. Bel giro. God. Beh, se lo uccide... Oh, yes! Vero eroe! Vero eroe, Escanor! Too strong! Gotcha. Ah, beh, lo chiamiamo Cumberbatch? Dai, è lui, Cumberbatch, finally. È degno del nome. Ehi tu, con quei capelli puntuti! Slinguiamoci! So che non è tenuta a perdonarmi, ma licenziala! Il tuo tradimento mi ha rattristata, non posso negarlo, ma ormai non ha importanza. Grazie a te ho imparato anch'io un paio di cose, non dico tanto per. Mentre Sonia dice questo, la tizia le infila un coltello nel fegato. Mi piacerebbe lottare dove tutto ha avuto inizio. Proprio qui, nel bosco assopito. Ma basta! Oh, eccolo che arriva. E dimmi che lo mette, non lo uccide, ma lo mette proprio nel range in cui una ricarica totale farebbe tanto male a me. Esatto! Yeah! Però, potevano metterlo nella storia principale, sta roba. Oh, seriamente fine, ok? Hey, salve a tutti gente e grazie di aver guardato l'ultimo episodio degli highlight di, della mia playthrough di Pokémon Scudo. Finalmente sono usciti, scusatemi se ci ha messo così tanto a uscire. Spero che vi sia piaciuto nonostante contenesse opinioni che seppur ancora valide erano già vecchie penso il gennaio scorso. È stato un processo un po' diverso dagli highlight di Sole e Luna, diciamo ho provato cose nuove ed ero anche molto meno entusiasta in generale direi. Io sono cambiato sì, ma anche la mia relazione con Pokémon un pochino è cambiata lungo gli anni, primariamente per colpa della Dexit, ma ci saranno state anche altre cose. Vorrei ringraziare come al solito i miei patron di tutto il loro supporto, grazie anche a quelli nuovi, potete vederli tutti su schermo e in particolare ringrazio Essere Magico, Comem e PolyG, gli special ones. Se volete supportarmi su Patreon lo accetto volentieri, va tutto a sostegno del canale, del miglioramento del mio hardware, del mio microfono, roba così. E se non potete, non volete, non fa niente. Non so come sarà il futuro degli highlight. Non so come sarà il mio futuro con Pokémon. Al di fuori di Year of Pokémon. Penso che la relazione fra me e la serie è incrinata. Adesso non direi rovinata forever, ma è incrinata. Alla fine il gioco l'ho preso lo stesso e l'ho giocato lo stesso, l'ho pagato lo stesso, DLC inclusi, quindi forse dovrei solo star zitto in un angolo. Non aspettatevi appunto che streami i remake di quarto, cosa poi quello che uscirà quest'anno. Come ho detto negli streaming, come avete visto negli highlight, se ritenete che ne vale comunque la pena, vedrò di giocare allo stesso modo la generazione 9 quando uscirà, se sarà su Switch o meno. Una cosa di cui posso essere sicuro è che se la giocherò in streaming me la godrò molto di più che giocandoci per conto mio. Io ho dei mezzi punti. God damn it. Per chi di voi è restato finora, la parte più controversa del video. Enjoy!
Pronti? 3, 2, 1, via!